Ciao a tutti e benvenuti su Sempre in Abichi. Questo è un video un po' inconsueto, ma domani è la festa del papà e volevo quindi proporvi un piccolo decoro per la tavola che potete realizzare con due semplici tovaglioli di carta, da soli oppure, se avete dei bambini, passare un pomeriggio creativo insieme a loro. Ecco a voi il tutorial quindi. Iniziate prendendo un normalissimo tovagliolo di carta bianco, io questo l'ho preso all'IKEA, quindi questo è un progetto che potete, come vedete, realizzare senza spendere delle cifre folli. Apritelo completamente e iniziate ripiegando i bordi inferiori e superiori del tovagliolo per due volte verso il centro, andando a realizzare quindi delle strisce, come vedete, rettangolari lunghe, in questo modo. Man mano che lo fate poi con le mani, passate ripetutamente sopra il tovagliolo in modo da schiacciare la carta ed aiutarvi a tenere la forma. Potete farlo anche con un tovagliolo di stoffa, in questo caso però vi consiglio di tenere a portata di mano il ferro da stiro per dare ulteriore forma al tovagliolo stesso. Prendete poi a questo punto il tovagliolo che avete realizzato, ripiegatelo verso il bordo inferiore, quindi verso il tavolo, e poi ripiegate sia nella parte destra alta che nella parte sinistra in questo modo, andando a formare quello che è il colletto della camicia. Una volta realizzato il colletto, spostatevi invece nel bordo inferiore del tovagliolo e apritene due lembi verso l'esterno, in questo modo. Schiacciate sempre per dare forma con le mani. Questo vi servirà per realizzare le maniche della vostra camicia, che spunteranno appunto nella parte superiore. A questo punto ripiegate verso l'alto il tovagliolo, la misura esatta è quella in corrispondenza degli angoli dei due lembi, in questo modo. Schiacciate molto bene con le mani per dare la forma e poi ripiegate ulteriormente verso l'alto. Mi raccomando, prendete la misura in modo tale che la parte che avete appena ripiegato possa agevolmente infilarsi sotto i lembi del colletto, in questo modo. Il colletto terrà quindi ben saldo il tovagliolo verso il basso, evitando che venga persa la forma che abbiamo appena realizzato. Questa è la camicia terminata. A questo punto mettetela da parte e prendete invece un tovagliolo colorato. Io ne ho utilizzato uno nero, ma potete benissimo utilizzare altri tovaglioli a disposizione di qualsiasi colore. Apritelo completamente e dalla parte della punta realizzate invece una forma a triangolo, in questo modo, ripiegando quindi il bordo sia dal lato sinistro che dal lato destro. Per creare una cravatta che sia della stessa dimensione della camicia che abbiamo realizzato, dovremo fare questa operazione più di una volta. Quindi continuate a ripiegare l'estremità destra e sinistra verso il centro più volte. Nel mio caso, con la mia misura di tovagliolo, sono state sufficienti due volte. Vi accorgerete appunto dalla misura stessa del triangolo che avrete realizzato quando la dimensione sarà quella di vostro gradimento o effettivamente corretta per la camicia. A questo punto ripiegatela verso l'alto e poi prendete l'estremità superiore e rigiratela verso il lato sinistro, in questo modo. Ripiegate ulteriormente direzionandola alla direzione opposta e poi ancora una volta verso il basso per realizzare il nodo della cravatta. Potete poi ripiegare agevolmente la parte che spunta, quindi l'eccesso di carta, sempre verso il basso. Io in questo caso l'ho infilato addirittura all'interno del nodo per nasconderlo più facilmente. Anche la cravatta in questo modo è terminata e non vi resta nient'altro che prenderla e adagiarla lentamente e con delicatezza all'interno del colletto della camicia. Se riuscite anche qua, cercate di farlo al di sotto dei lembi del colletto in modo che la cravatta rimanga ferma e bene in posizione. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Auguro buona festa del papà a tutti quanti e se vi va invece ci vediamo al prossimo video. Ciao!